Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi e con il tuo Spirito. Ascoltiamo la lettera al Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Signore Dio, che fai risplendere la tua Chiesa con le virtù e le opere dei santi, guarda i tuoi fedeli che desiderano servirsi di questi segni di devozione. Nel ricordo in onore della Beata Vergine Maria, fa che dispongano di ciò che è necessario nella vita presente e, aderendo con amore ai tuoi precetti, procedano sicuri verso la vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
molitva za zdravlje duše i tijela. La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Signore, tu hai sofferto per noi. Ci hai lasciato esempio per seguire le tue orme. Iako si bio bez grijeha, anche se eri senza peccato e non hai fatto nulla per essere punito, sopportato tutto con la pazienza, lasciato tutto nelle mani del giudice giusto. Tako si sve naše grijehe ponio na drvo. Hai preso tutti i nostri peccati sull'albero della croce, perché noi, morti al peccato, possiamo vivere nella giustizia. I tu nas učiš da ostanemo tebi slični. Ci insegni da ostanemo u tvojo rimanere simili a te, di rimanere nel tuo amore, per ricevere la grazia della vita nuova. Quale Cristo, quale Cristo, quale Cristo, quale Cristo. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, alleluja, alleluja. Alleluia, alleluia. Ne dopusti, Gospodine, da u svojim bolestima. Non permettere, Signore, che nei nostri problemi, nelle nostre difficoltà, ci allontaniamo da te. Ne dopusti da nalazimo utjehu na tuđim pašnjacima. Permettere che cerchiamo le consolazioni sui prati degli altri, perché solo tu sei l'unico pastore di cui voce riconosciamo e la tua voce desideriamo seguire. Fa che sentiamo la tua voce anche in questi momenti difficili. Fa che il dolore che proviamo non sia l'ostacolo per sentire la tua voce. Fa che sentiamo la tua voce che ci chiama di venire da te che sei buon pastore, pastore che cerca pecore ammalate e le riporta nella grazia dell'unione. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, danke Jesús, danke Jesús, danke Jesús, danke. Danke Jesus, alleluia, alleluia.
Ovdje smo, Gospodine. Siamo qui, Signore. Occuplia nas Tvoja prisutnost. Ci raduna la Tua presenza e la Tua voce. Svojom prisutnošću želimo odgovoriti na Tvoj poziv. La nostra presenza vogliamo rispondere alla Tua chiamata. Evo nas. Desideriamo dirti, eccoci. U tom odgovoru prepoznaj naše želje. La risposta riconosci i nostri desideri. Znaš što nas tišti i što nam je potrebno. Znadeš bolje i od nas samih. Tu sai che cosa ci opprime e conosci le nostre situazioni, conosci le nostre situazioni meglio di noi. Perciò donaci i tuoi doni. Versa su di noi la tua grazia. Oslobođeni od raznih navezanosti. E possiamo essere liberi da vari legami. I ozdravljeni od različitih. E guariti da varie malattie. Budi ti naša utjeha. Sii tu la nostra consolazione. Per mezzo della quale non ci mancherà nulla. Perché in te non ci manca mai nulla. Signore, Signore, donaci la tua benedizione e guariscici. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Blagoslovio vas, vaše obitelji i sve one za voi, vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio onnipotente.